Ciao milanisti bentornati o benvenuti questo è il canale di Pianeta Milan. Io sono Stefano Bressi, entriamo nel vivo del mercato e, e oggi parliamo di alcune operazioni che Milan potrebbe fare, vi do delle notizie che eh, ci arrivano direttamente, quindi fresche fresche. Forse vi tranquillizzeranno un pochino. Prima di continuare subito vi invito a lasciare un mi piace a questo video. Fatelo sulla fiducia ma sono sicuro che non vi pentirete. Iscrivetevi al canale se ancora non siete iscritti perché so che tanti di voi guardano i nostri video, siete tantissimi che guardate come sempre i nostri video, però in pochi lasciano un'iscrizione. Fatelo mi raccomando, è molto semplice, basta cliccare sul tasto apposito. A voi non costa nulla per noi però... È molto importante poi se volete ricevere anche le notifiche per tutti i video in modo tale da non perdervi notizie contenuti di vario genere e tutto il resto tutti i video che andiamo a pubblicare attivate anche la campanella ma soprattutto poi commentate nel, alla fine del video per dirmi la vostra o se volete dire qualcosa a prescindere da tutto commentate per dirmi la vostra perché come sempre io poi vi leggo e in caso vi lascio, anche, vi lascio anche un cuoricino. Di cosa parliamo oggi? Come vi ho detto prima, parliamo di mercato perché entriamo nel vivo. Siamo ormai, abbiamo ormai superato la prima metà di, di giugno e quindi il calciomercato fatica a decollare, ma fatica a decollare un po' per tutte. Quindi, questa volta non è il Milan che sta uh, facendo lentamente le cose, ma semplicemente ancora siamo un po' nella fase embrionale all'inizio. Il calciomercato ufficialmente aprirà il primo di luglio. Comunque a casa Milan stanno lavorando. E in questi giorni si è parlato tantissimo di eh, Roberto Gagliardini in orbita Milan. Perché si è fatto questo? Perché è un giocatore che è in scadenza parametro zero. È italiano, è in un'età comunque ancora abbastanza no, non troppo. In là con gli anni. Ecco, diciamo così: ha esperienza: non vorrebbe lasciare Milano. E ovviamente costa poco, oltre ad essere a parametro zero, ha anche un ingaggio che sarebbe assolutamente in linea con i parametri rossoneri. Il Milan cosa deve fare? Deve andare a prendere almeno due centrocampisti, perché uno deve essere il sostituto di Bennassar, l'altro probabilmente dovrà essere il sostituto di Vranx, in modo tale da avere un centrocampo composto da Tonali, appunto il sostituto di Bennassar, Pobega, Krunic e appunto eh, qualora dovesse andare via Vranx il suo sostituto. Poi quando tornerà Bennassar se ne riparlerà. Quindi, al posto di Runx, molti hanno pensato che Milan potesse andare a prendere Gagliardini, giocatore comunque affidabile, con una certa esperienza, che potrebbe restare a Milano. E, e insomma, che, come abbiamo detto, rientra in tutti i parametri del Milan. Eh, sarebbe stato comodo anche per le liste, essendo italiano. Un piccolo extra da aggiungere per, per le liste. Tuttavia, ci siamo informati, abbiamo indagato, abbiamo cercato di capire cosa stesse succedendo in orbita Milan per Gagliardini e vi possiamo dire che Gagliardini non è un giocatore che il Milan sta seguendo sul mercato quindi in questo momento poi il mercato è dinamico il mercato varia il mercato può cambiare da un momento all'altro quindi si possono creare situazioni e occasioni che in un determinato momento non ci sono ma in questo momento in cui io vi sto dicendo queste cose quindi oggi che è 18 giugno 2023 Gagliardini non è un obiettivo del Milan sul mercato quindi, questo è il, il, il primo annuncio ecco, che, che diciamo vi, vi dovevo. Dopodiché, eh, per il centrocampo, il Milan potrebbe però andare, deve, come abbiamo detto, andare a prendere almeno due giocatori. Uno probabilmente sarà di livello alto, l'altro può essere invece un giocatore un po' più, un po più, più semplice da, da raggiungere. E eh, l'ultimo nome, uno dei nomi nuovi di cui si sta parlando, è quello di Hulmand del Dellecce. È un giocatore che ha fatto una buona stagione, una discreta stagione, niente di eccezionale. È, è, non, non ha il vizio del gol, perché non è, un, è un giocatore che non ha fatto neanche un gol in questa stagione. Ha sfornato 3-4 assi. Se adesso vado a memoria, mi sembra siano 4. Eh, quindi non è diciamo, un giocatore da algoritmo è difficile pensare che l'algoritmo possa aver suggerito Hulmand al Milan certamente la sua, le sue prestazioni in questa stagione sono state positive è stato un giocatore fondamentale per il, per il Lecce a centrocampo è stato un giocatore che ha sempre fornito delle prestazioni di livello oltre la sufficienza quindi comunque sarebbe un buon acquisto è un mediano, in teoria può fare anche il trequartista ma come ho detto non ha né gol né assist in, mania, in quantità importante nei piedi quindi sarebbe difficile vederlo lì probabilmente avrebbe utilizzato appunto nei due, due centrocampini ma secondo le ultime voci appunto il Milan lo segue con attenzione. Qual è il, la cosa che mi suona un po' strana? Come detto perché non è un giocatore d'algoritmo e secondo perché la richiesta del Lecce è molto alta. Hoil, il, scusate, Hoilund. Lapsus il rimane sempre nei miei pensieri ma eh, Hulman eh, è, un, eh, è un giocatore che come dicevo non ha numeri sorbitanti ma che il Lecce considera molto importante è capitano e ha una richiesta in Lecce di 25 milioni di euro 25 milioni che sono una cifra altissima per il Milan anche se dovesse scendere a 20 sarebbe una cifra altissima per il Milan la valutazione che c'è su Transfer Market che non si discosta secondo me molto da quella che fa il Milan è di 15 milioni lì si potrebbe iniziare a ragionare magari inserendo Colombo nella trattativa Colombo che è stato riscattato da Lecce e che il Milan controriscatta. Quindi alla fine c'è un esborso per, da parte del Milan di 500.000 euro. Ora, la valutazione di Colombo effettiva può essere intorno ai 5-6 milioni. Questo cosa significa? Che se il Milan alla fine dovesse pensare di restituire Colombo a Lecce nell'affare Ullman, potrebbe andare ad abbassare il prezzo del cartellino di Ullman intorno ai 8-9 milioni per più Colombo, e allora l'affare potrebbe anche iniziare a essere preso in considerazione, però ripeto, secondo me io, io non sono molto convinto da questa, da questa operazione, cioè, non, non penso che il Milan sia realmente, non ho fonti dirette come per Gagliardini, Gagliardini vi abbiamo detto è, è stato. È un nome che possiamo escludere dalla, dalla lista degli obiettivi del Milan, perché abbiamo indagato, ci siamo informati, e quindi vi assicuro che Gagliardini non è un obiettivo del Milan. Su Yulman non ho notizie di prima mano, però... Ripeto, mi sembra, mi suonerebbe un po' strano. Ecco, diciamo così. Eh, L'altra operazione di cui si parla oggi sui quotidiani è quella per un difensore. Abbiamo capito che il Milan un difensore lo cerca, il Milan vorrebbe prendere un difensore e la mia sensazione come vi avevo detto anche in un altro video quando il Milan ancora stava cercando di convincere Indicca ad accettare la propria proposta e non andare alla Roma è che il Milan voglia prendere un difensore giovane di prospettiva a basso costo andando a sacrificare però uno dei tre, dei dei tre centrali che sono attualmente considerati titolari, quindi Kalulu, Tomori o Chao. Questo perché? Perché qualcuno poteva pensare con Dicca, no ma Andicca sa fare anche il terzino, quindi magari lo prendono come extra e, e, e lo mettono anche come, be, come background di uno dei terzini. In realtà, eh, per esempio, eh, Nianzhu, l'ultimo nuovo nome, tra l'altro francese, classe 2001 del Siviglia, non, è, non ha queste caratteristiche, è un centrale puro, può fare eventualmente il mediano, ma è un difensore centrale. E questo cosa significa? Kier è difficile che saluti, perché è vero che quest'anno ha avuto una stagione un po' difficile, che i rapporti forse con Pioli non sono più idilliaci, ma sono comunque cose minime e Kier soprattutto non ha molto mercato. Gabbia fa sempre comodo per le liste, di conseguenza secondo me se il Milan sta cercando così tanto un difensore è perché in mente ha l'idea di, di cedere uno dei suoi tre... Per finanziare magari altri colpi e prendere un difensore a costo più basso. Un DC sarebbe stata una soluzione a parametro zero. In questo caso Nianzou, la valutazione che si fa è intorno ai 7 milioni e mezzo, 10 milioni massimo, ma eh, mi sembra anche questo un po' strano perché il Siviglia lo scorso anno l'ha pagato 16 milioni. Però è, è l'ipotesi anche prestito magari con diritto di riscatto a cifre più alte. Questo è fattibile. Lo stipendio è basso. È un giocatore che non ha trovato mai la stabilità da titolare fisso nella Siviglia ma comunque ha fatto una buona stagione, ha raggiunto le 30 presenze, ha fatto anche 3 gol. Quindi comunque un giocatore affidabile, buono, eh, che piace molto al Milan, è come detto molto giovane, di prospettiva, francese, quindi Moncada sicuramente lo conoscerà molto bene è uno dei nomi che piace al Milan, però ripeto, secondo me questo potrebbe significare sacrificare uno dei tre centrali, che può anche essere un'idea se poi va a finanziare altri colpi di mercato, però vediamo cosa succederà. Fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate voi, sia per quanto riguarda Gagliardini, non c'è molto, cioè se siete felici del fatto che vi stia dicendo che non è un obiettivo, su eh, Hulman, se secondo voi l'operazione potrebbe essere l'uomo giusto, e su eh, Nianzu, se, se pensate possa essere un difensore corretto per il Milan e soprattutto se sacrificare magari effettivamente uno dei tre centrali per arrivare, per arrivare a, a lui. Per il resto, eh, notizie di contorno, Turam si continua ad aspettare, Milan valuta ovviamente anche delle alternative, ne parleremo nel video di più, di più tardi, ci ritroveremo stasera in prima serata per parlare anche di quello che può succedere in questa settimana, perché sta per iniziare una delle settimane più calde di questo inizio mercato. Lasciate un mi piace a questo video, iscrivetevi al canale se ancora non siete iscritti, mi raccomando per noi è importante, a voi non costa nulla, attivate la campanella se volete ricevere anche le notifiche, come detto commentate e seguiteci su pianetamilan.it e su tutti i nostri profili social. Un saluto da parte di Stefano Bressi e sempre Forza Milan!